19 dicembre 1992. Muore a 73 anni in seguito a un incidente stradale Gianni Brera, tra i più noti e apprezzati giornalisti e scrittori sportivi italiani. Mi han detto è vecchio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 2 luglio 1945, Brera, per la Gazzetta dello Sport, comincia a organizzare in pochi giorni il Giro d'Italia di ciclismo, che avrebbe preso l'avvio nel maggio successivo. Lasciata la Gazzetta, Brera viene chiamato al Giorno, appena creato da Enrico Mattei, dove affina un nuovo stile di scrivere e di raccontare. È il famoso linguaggio alla Brera. Io quando amato, pieno di neologismi, ancora in uso oggi nel gergo calcistico. Risultano sue, infatti, le espressioni la palla gol, il libero, la melina, la pretattica. Dal 2002 la storica Arena di Milano è ribattezzata Arena Gianni Brera.